e gli occhi neri, gli occhi del diavolo. Ciao a tutti, ben ritrovati su Dr. Loomis Channel per questo nuovo video unboxing, un video unboxing dedicato a un prodotto della 88 Films uscito proprio in queste ultime settimane, un prodotto distribuito in 4K del film La casa sperduta nel parco, pellicola girata nel 1980 dal regista ormai che non è più tra noi, Ruggero Deodato, pellicola che è stata girata subito dopo il film Cannibal Holocaust, edizione questa in 4K che ormai può mandare tranquillamente in pensione l'edizione Blu-ray uscita in Italia per la Cinecult, che era anche all'interno di questa edizione a doppio disco. C'erano il film Cannibal Holocaust più appunto La casa sperduta nel parco. Ho anche già visto l'edizione 4K, devo dire che non c'è confronto con la vecchia edizione italiana in Blu-ray, ottima qualità video, peraltro abbiamo qui anche il Dolby Vision, quindi per non parlare di tutti i contenuti speciali che sono presenti qui all'interno, sono tutti curati dal grande Eugenio Ercolani, sempre ottimo lavoro da parte di Eugenio, grazie a lui abbiamo modo appunto di poter ascoltare tutte queste testimonianze, tutti questi interessanti aneddoti su la realizzazione appunto di questi film, molti film se non fosse per queste edizioni import estere non avremo modo di poterle visionare in alta definizione. Bene, io direi di cambiare angolazione così vediamo nel dettaglio cosa c'è all'interno di quest'ultima uscita 88 Films. Bene, quindi analizziamo più da vicino questa edizione 88 Films, edizione 4K del film La casa sperduta nel parco. Pellicola che appartiene comunque al sottogenere di film cosiddetti stupro e vendetta, il filone a cui appartiene anche il film L'ultima casa a sinistra, che era stato diretto diversi anni prima dal regista Wes Craven, era se non sbaglio il 72 o 73, ed è considerato uno dei primi e più importanti di questo sottogenere. Ci sono stati poi anche altri film come ad esempio Non violentate Jennifer, che ha avuto anche poi dei remake nell'ultimo decennio. Diamo uno sguardo anche dalle altre prospettive, questa è la costina e questo è il retro. Per chi non conoscesse il film, vi leggo anche brevemente la sinossi del film, della trama. Alex, che è un maniaco stupratore, e il suo amico Ricky, un minorato mentale, vengono invitati in una villa di proprietà del ricco Tom, dove peraltro sono presenti anche altri ragazzi borghesi. Tom ha invitato i due ragazzi sbandati con il solo scopo di far divertire i suoi amici, ma la situazione degenera presto e Alex rivela la sua natura psicopatica. Avviciniamoci un po', vediamo tutti i contenuti che sono presenti in questa edizione 88 Films, Limited Edition Slipcase con il poster all'interno double fass nel formato A3, poi abbiamo il booklet, il classico booklet della 88, nuovo 4K remaster dal negativo originale con Dolby Vision encoding HDR10, la traccia italiana è presente, a differenza invece del film Cannibal Holocaust, abbiamo la doppia traccia, sia quella inglese che quella italiana. Poi abbiamo il commento audio con David Flint e Adrian Smith, un altro commento audio con Zoe Smith e Rebecca McCallum, e poi arriviamo ai contenuti extra curati da Eugenio Ercolani, come On the Edge, che è un'intervista con Ruggero Deodato. Poi abbiamo A True Professional, che è un'intervista con Sergio Doffizi, Geleng's Park, che è un'intervista fatta a Massimo Antonello Geleng, The Last House on the Edge of the Park, che è un'altra intervista fatta sempre con Ruggero Deodato e con Giovanni Lombardo Radice. Infine abbiamo anche Geleng's House of Horror. Conclude poi il comparto extra, i trailer. Aspect Radio abbiamo 1.85. Diamo uno sguardo all'interno. Ovviamente il disco è region free, essendo un prodotto 4K. Qui abbiamo la stessa cover, però abbiamo all'interno la copertina reversibile, che dovrebbe essere, sì, con il titolo italiano. Fa parte sempre della collana The Italian Collection, questa è l'uscita numero 78. Ecco qua.
Quindi, come ho detto, pellicola che è stata girata subito dopo Cannibal Holocaust. Infatti, per questa pellicola Deodato ha utilizzato buona parte della crew. Quindi abbiamo sempre Sergio Dofizi alla fotografia, poi abbiamo sempre Rizzo Ortolani per quanto riguarda la colonna sonora, che usa sempre musica abbastanza dolce in contrasto con le scene di violenza, un po' come è stato anche appunto con Cannibal Holocaust. Il film è stato peraltro girato tra gli Stati Uniti e Roma. Qui abbiamo i due dischi, ecco qua, sia il disco nel formato 4K che nel formato Blu-ray. Abbiamo la traccia italiana su entrambi i dischi. Poi, questo invece è il poster, non andrà sicuramente in inquadratura, dobbiamo vederlo un po' a pezzi. Qui abbiamo l'artwork della 88, quello principale presente anche sulla slip, e questo invece è quella alternativa con il titolo italiano. Quindi abbiamo sempre questa carta spessa. Richiudiamo. Allora, diamo uno sguardo adesso anche al booklet. Protagonista del film abbiamo l'attore americano David Hess, che aveva appunto già recitato il film L'ultima casa a sinistra di Wes Craven. E poi abbiamo anche nel cast Giovanni Lombardo Radice, che era molto spesso presente nei vari film di quegli anni, degli anni 70 e 80, nei vari film horror e thriller italiani. Qui è tutto scritto ovviamente in lingua inglese, abbiamo anche quest'artwork italiano. Ecco qua. Pellicola, anche questa ha avuto diversi problemi di censura, esattamente come con Cannibal Holocaust. Come al solito in Inghilterra venne bandito per tantissimi anni, in Italia venne poi invece messo come vietato ai minori di 18 anni, e poi guarda caso, però grazie all'Inghilterra abbiamo modo di poter visionare adesso questo film nella versione integrale e addirittura in 4K. Bene, termina qui quindi questo video unboxing dedicato a quest'ultima uscita della 88 Films. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi do appuntamento peraltro ad una diretta che avrò nuovamente insieme ad Eugenio Ercolani per il prossimo venerdì, il 24 di marzo. Eccezionalmente faremo una diretta di sera, quindi parleremo sia di un video ma anche di un argomento in particolare. Infatti affronteremo la filmografia del regista Antonio Margheriti. Bene, io vi ringrazio per aver seguito questo video e alla prossima.